Ciao amici di YouTube, eccoci a noi con un nuovo tutorial. Oggi vedremo insieme come sostituire la chiusura elettronica o chiusura centralizzata su una Fiat Grande Punto Natural Power del 2014, in quanto ha smesso di funzionare. Vediamo come. Vi faccio vedere qual è il problema. Quando andiamo a chiudere la macchina, si sente chiudere tutte le chiusure, ma in realtà la portiera lato guida è chiusa. Passeggero posteriore è chiuso. Baule chiuso, sportello lato passeggero posteriore chiuso, mentre lo sportello del lato passeggero anteriore, al momento che vado ad aprire la maniglia, avete sentito? Guardate, la richiudo, dovrebbero essere tutte chiuse, ma in realtà quando apro questa si aprono tutte le altre chiusure. Questo perché? Perché la chiusura centralizzata di questa maniglia non va. E ora andremo a smontare il pannello dello sportello e vediamo che problema ha. Abbassiamo il finestrino. Tac. Come prima cosa togliamo questo tappino, sotto c'è una vite, la svitiamo. Dopodiché andiamo ad alzare tutto questo blocco, è semplicemente ad incastro. Stacchiamo il connettore che va a alimentare l'alzaristalli. Poi togliamo quest'altro tappino, dietro c'è un'altra vite. Dopodiché togliamo queste viti qui laterali allo sportello. Uno e due. E poi tutto il pannello è semplicemente ad incastro. Vedete, anche sotto non c'è niente e di lato uguale. Mettiamoci all'opera. Prendiamo un cacciavitino piccolo piatto e togliamo il primo tappino. Tac. Poi togliamo l'altro. Tac. Uno e due. Poi ci serve una Torx T40 e una brugola da 5. Io andrò ad utilizzare gli inserti. Tac. Partiamo col togliere la Torx. Tac. Poi passiamo a togliere la brugola. Calamita. Tac. E col fischio la leviamo. Poi prendiamo un cacciavite a croce, perché alla Fiat gli garba mettere tutte le viti differenti, e svitiamo queste due viti laterali. Una e due. Una volta tolte le quattro viti, passiamo a fare un lavorino molto simpatico. Togliamo questo blocco, che è semplicemente ad incastro. Cioè, ad incastro, semplicemente, non proprio, però è incastro. Mettiamoci all'opera. E voilà! Prendiamo il nostro kit per smontare le plastiche. Prendiamo la nostra lampada tattica. Tac. La accendiamo. E ora con le nostre leve, tattiche anche queste, alzeremo questo blocco. Una volta alzato tutto qui intorno lateralmente, lo facciamo scorrere verso destra, ovvero verso la fine dello sportello, in questo modo. Tac. Poi stacchiamo il connettore, premiamo questa levettina e tiriamo verso l'esterno. Tac. Poi togliamo quest'altro due Torx. Poi prendiamo questi due utensili che ci serviranno per togliere le spine che fermano il pannello in plastica allo sportello. State tranquilli che tutti gli utensili che utilizzo vi lascerò tanto il link sotto in descrizione. Mettiamo un cacciavite piccolo a taglio, qui di lato. E poi prendiamo la nostra pinza. Una volta inserita, cerchiamo di scostare il pannello. Dobbiamo individuare dove sono le nostre spine. Nostri bottoni, come le volete chiamare. Uno è qui, guardate. Non so se si riesce a vedere bene, ma è questo qui, azzurrino. Eccolo lì. Quello. Quindi noi ora cosa faremo? Prenderemo la nostra pinza tattica e la andremo ad inserire a contrasto con il bottone per tenerlo fermo. Vedete com'è fatta? In questo modo. Vedete queste spine blu? Queste vanno tolte tutte dall'incastro. Ci sono anche sotto. Prendiamo il solito utensile. Questo.
lo inseriamo qui dentro e facciamo leva. Con cautela e pazienza cerchiamo di toglierli tutti dall'incastro. Tac. Vedete come si sta aprendo lo sportello? Molto bene. Oltre a questi laterali e a quelli sotto, ci sono anche altri nella parte laterale verso l'interno. Quindi scastreremo anche questi. GoPro registra video. Una volta tolto tutto il pannello dall'incastro, tiriamo verso di noi e verso l'alto. Con molta pazienza, piano piano, verrà via tutto il pannello con la guarnizione. Tac. Ora andremo a togliere questo connettore qui, che sarebbe il connettore del tweeter dell'altoparlante accanto alla maniglia. C'è una levettina, questa qui, la premiamo verso il basso e sfiliamo. Tac, questa levettina qui. Semplicemente la spingiamo verso il basso lateralmente e sfiliamo il connettore. E ora ci è rimasto da togliere solo il cavo della maniglia. Anche questo è molto semplice, basta togliere questo pirulino in plastica bianco dall'incastro e sganciarlo da qui. Facciamo sempre tutto con molta cautela e pazienza, piano piano, senza essere mai troppo aggressivi. Tac. Poi togliamo questo incastro in plastica e il gioco è fatto. E abbiamo rimosso il nostro pannello. Vedete, ci sono tutti questi bottoncini di colore azzurro torno a tutto il pannello, tranne nella parte superiore che c'è la guarnizione. Se ci fate caso, sono rimasti tutti intatti proprio perché abbiamo usato l'utensile apposta. Continuiamo il nostro lavoro. Quindi ora ci troviamo in questa situazione. Facciamo una bella panoramica. Come possiamo notare, questo pannello non era mai stato tolto perché è tutto intatto. Anche questa copertura, che penso sia un poliuretano, è tutta sana. Di solito quando viene aperto lo sportello viene scollata e si formano dei tagli, dei retti. Questo si vede che non è mai stato aperto. Poi la macchina ha quasi 5 anni, quindi è nuova, più o meno. Ora dovremo togliere questa copertura bianca, però vi dico già da ora che quale opzione si adotta, purtroppo la sciuperemo. Si formeranno dei tagli, dei retti, e perché qui torno c'è una colla. Noi potremo anche provare a scaldarla e piano piano cercare di toglierla, ma comunque lo stesso si taglierebbe e si scioperebbe. Partiamo qui dall'angolo in alto, perché tanto quello che interessa a noi è proprio qui dietro, però la chiusura centralizzata. Il pannello si presenta con questo cavo d'acciaio che sarebbe la maniglia. Tirandolo noi andiamo ad aprire lo sportello. Qui c'è la nostra cassa, il nostro woofer. Questa è l'alimentazione dell'alzarestaglia e questa qui è l'alimentazione del tweeter, dell'altro altoparlante vicino alla maniglia. Non troviamo altro. Mettiamoci all'opera. Ci possiamo aiutare con qualche spatolina o con le nostre levette. E spostiamo la colla. Questa, diciamo, è la parte più rognosa di tutto il lavoro e ci vorrà molto tempo,
O perlomeno io ci metterò molto tempo perché sono uno molto pignolo e voglio fare le cose per benino senza sciupare niente. Un'altra opzione è utilizzare un trincetto e facciamo questo lavoro. Lo possiamo lasciare anche così, tanto qui si trova la nostra chiusura centralizzata. E ora vediamo un po' come toglierla. Eccola lì. Arrivati a questo punto, per estrarre la nostra chiusura centralizzata, dobbiamo tirare sul finestrino. Quindi ricolleghiamo la nostra pulsantiera, mettiamo il connettore, chiave, giriamo il quadro e tiriamo sul finestrino. Io staccherei anche la batteria, quindi apriamo il cofano motore e stacchiamo la batteria, che se la appoggiamo qui dove c'è la plastica. A questo punto passiamo a togliere la chiusura centralizzata. Mettiamo una lampadina all'interno e andremo a togliere questa stina qui, questa con quel nottolino blu. Col cacciavite piatto andiamo a scostare il nottolino blu. Poi prendiamo la stina e la tiriamo verso di noi, in questo modo. Vedete? Ecco fatto. Ora andremo a togliere questo fermacavo in plastica dal suo alloggio. Zoomiamo. Tac. Prendiamo una pinza a beccuccio piccola, la mettiamo dietro. Tac. In poche parole andiamo a stringere queste due alette laterali e tiriamo verso di noi, e si sfilerà semplicemente. Ora non ci resta che togliere queste tre Torx, sempre T40. E potremo sfilare la nostra chiusura centralizzata. Piattino calamitato. Mettiamo una mano all'interno per reggerla. E ora prendiamo tutta la chiusura centralizzata e la spostiamo verso l'esterno. Tac. Quando qui è tutto pari, prendiamo questa parte rossa e la sfiliamo verso l'esterno. Così. Ecco fatto. Tac. Arrivati a questo punto andiamo a togliere queste tre Torx. Sono T20. Poi lateralmente ci sono due alette. Una, la alziamo. E due. Tiriamo verso l'alto. Tac. Qui vedete com'è fatto? Semplicemente lo sfiliamo, lo togliamo dal suo alloggio. Prendiamo spray per i contatti e diamo una spruzzata qui dove va il connettore. Poi spruzziamo un po' di WD-40 all'interno. Facciamo la stessa cosa anche di qua. Alziamo lateralmente e diamo una bella spruzzata. Poi diamo una spruzzata qui dove c'è il meccanismo. E diamo una spruzzata anche qui. E gli facciamo fare questo movimento. Perché probabilmente la nostra chiusura centralizzata è rimasta bloccata per via del freddo, di solito lo fanno. E andiamo a rimontare il tutto e vediamo se funziona. Rimontiamo le nostre tre Torx. Andiamo a rimettere il cavo della maniglia. Quindi inseriamo questo nel foro. Così. Poi inseriamo la plastica bianca verso il basso e agganciamo. Tac! Per assicurarci che abbiamo montato bene, da quest'altra parte tiriamo il nostro cavetto e sentiremo un clac. Poi spruzziamo un po' di spray per i contatti anche al connettore.
E ora andremo a rimontare la nostra chiusura centralizzata. Quindi faremo tutto a ritroso. Partiamo dal connettore dell'alimentazione, lo inseriamo. Tac, ci assicuriamo che sia ben fermo. Poi andiamo ad inserirlo nella sua sede. Spostiamo il cavetto d'acciaio della maniglia. Facciamo corrispondere fuori, mettiamo le nostre tre Torx. Le avvitiamo a mano senza stare a stringerle perché tanto dobbiamo provare il tutto e vedere se funziona. Lampadina tattica. Poi agganciamo il cavo della maniglia esterna, lo inseriamo qui nel foro, in questo modo, e spostiamo il fermacavo così sopra e lo incastriamo in questo modo. Tac. Poi tiriamo la maniglia esterna e vediamo se funziona. Perfetto. Poi reinseriamo questo nel foro. Tac. A questo punto ricolleghiamo la batteria. Una volta inserita la serratura, quindi collegato l'alimentazione, collegato il cavo questo qui della maniglia interna e il cavo all'interno della maniglia quella esterna, chiudiamo la porta e facciamo la prova. Chiudiamo e il problema non si è risolto. Vivere senza rabbia. Visto che non siamo riusciti a riparare la nostra serratura, ne abbiamo comprata una usata su eBay da OCM Autoricambi. Abbiamo pagato 25 € spedizione compresa e ora andremo ad aprirla. OCM è un autoricambi che si trova a Castrovillari e hanno degli ottimi prezzi sui ricambi usati. Infatti qui gli autoricambi della mia zona mi avevano chiesto 40 €. L'ho ordinata lunedì e oggi che è mercoledì mi è arrivata. Spedizione veloce. Ora daremo un'ingrassata col grasso spray. Prendiamo il pulitore per i contatti e diamo una spruzzata anche qui al connettore. E ora andremo a montarla nella speranza che funzioni tutto. Chiudiamo la porta, prendiamo il nostro telecomando, chiudiamo. Meraviglioso, spettacolare, perfetto. Perfetto, quindi il problema era la serratura che era guasta. Sicuramente si era rotto il motorino interno e si era bruciato. Quindi riapriamo e ora passiamo a montare il pannello. E ora passiamo a riattaccare questa copertura. Io ho un piccolo martellino che userò per far attaccare la colla. Farò in questo modo. Questo martellino, se ci fate caso, da una parte è piatto, dall'altra è un po' bombato. Io userò questa parte bombata ora per schiacciare la colla sulla portiera. Comunque, come possiamo notare, non si è sciupato il pannello, è rimasto tutto abbastanza intatto. Quindi direi perfetto. E ora andremo a montare il pannello. Agganciamo come prima cosa la maniglia interna. Mettiamo il cavo qui nella sua sede, così. Spostiamo questa levettina in plastica nera. Tac. E poi mettiamo questo qui nella sua sede e lo incastriamo. Tac. E il gioco è fatto. Poi passiamo a collegare il connettore del tweeter. Tac. E anche il tweeter è connesso. Se vi dovesse capitare di dover spingere le sedi dove vanno le viti laterali del pannello in questo modo, dopo per rimetterle nella loro posizione, perché vanno rimesse nella loro posizione, altrimenti quando andiamo a montare il pannello, questo ci fa spessore e non riusciamo a incastrare i bottoni nelle loro sedi. Quindi bisogna rimetterlo indietro, però spingendolo non va. Quindi la soluzione è questa qui, martello.
Una volta collegata la maniglia interna e il tweeter, passiamo a agganciare il pannello. Qui c'è il nostro cavo dove poi collegheremo la pulsantiera del finestrino. Quindi ora faremo tutto a ritroso. Quindi partiamo a incastrarlo dalla parte alta dove c'è la guarnizione. Lo incliniamo un po' così e lo facciamo scorrere. Il pannello deve rimanere un po' piegato verso l'esterno. Sopra è più accostato e sotto c'è più spazio. Va messo così. Inclinato in questo modo, incastriamo prima la parte alta dove c'è la guarnizione, dopo lo spingiamo verso il basso e iniziamo a incastrare queste spine azzurre nella loro sede, o bottoni, come le volete chiamare. Una volta, come si dice dalle mie parti, abboccati i bottoni, ovvero messi frontali alla loro sede, iniziamo ad avvicinare piano piano il pannello. Vedete, sono già tutti vicino al foro. Una volta agganciato il pannello nella parte superiore, iniziamo a dare dei piccoli colpetti con il palmo della mano. Una volta agganciato il pannello, riavviamo le nostre due Torx, 1 e 2. Poi ricolleghiamo la nostra pulsantiera. Andiamo a prendere lo spinotto. Tac. E poi lo andiamo a inserire nel suo alloggio. Prima di incastrare la pulsantiera, assicuriamoci che il pulsante del finestrino funzioni. Perfetto. Quindi ora possiamo passare ad inserire la pulsantiera nel suo alloggio. Tanto è tutto semplicemente ad incastro. Tac. Reinseriamo qui la nostra Torx. Poi passiamo ad inserire la brugola qui dietro la maniglia interna. Tac. Poi rimettiamo il tappo. Rimettiamo il tappo anche qui alla maniglia. Poi riavvitiamo le due viti laterali, 1 e 2. E il lavoro è finito. Rifacciamo la prova. Chiudiamo la macchina. Perfetto. Vediamo se funziona anche la maniglia interna. Meraviglioso. Eccoci a fine tutorial, anche oggi abbiamo risolto quest'altro problema. Io spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Ho visto che abbiamo superato i 500 iscritti, ora il prossimo obiettivo è arrivare a 1000 iscritti. Vi ringrazio per ora e speriamo di essere sempre più numerosi. Ciao e alla prossima! Ah, per chi volesse vedere video inerenti solo alle riparazioni e manutenzione auto, andando sul mio canale e cliccando in alto su playlist troverete tutte le playlist. E quindi c'è la playlist riparazione e manutenzione auto, voi ci cliccate e troverete tutti i video inerenti all'auto. Oppure c'è la playlist riparazione smartphone, riparazione elettrodomestici, riparazione moto, scooter, eccetera, l'unboxing e via via. Ciao! Cliccate su iscriviti, poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte. In questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video, vi arriverà la notifica.